Cinzia Martelli. Ciao a tutti, io mi chiamo Cinzia Martelli, faccio la commercialista e dall'inizio seguo questa questione del Covid. Ora vorrei dire una cosa che è già stata detta ma va rimarcata secondo me. Questo decreto legge, l'ultimo che è uscito sul Green Pass, è una norma nazionale, è un decreto legge nazionale vigente in Italia, ma che non ha nessun valore in quanto c'è un regolamento comunitario europeo, il numero 953 del 2021, che vieta la discriminazione tra vaccinati e non vaccinati. Nel primo decreto legge, quello di agosto, quello col quale al ristorante bisognava rispettare dei requisiti, addirittura all'ultimo articolo del decreto era scritto espressamente che le norme sopra riportate erano valide in quanto non compatibili con le norme comunitarie. Più chiaro di così si muore. Quindi bisogna non avere paura, bisogna cercare di capire, di essere consapevoli, lucidi, perché questo momento della nostra storia, della nostra vita, del nostro paese è estremamente importante, dove bisogna mantenere lucidità, centratura e consapevolezza. E quindi nell'idea di trovare delle soluzioni, le soluzioni sono, innanzitutto in questo momento noi stiamo tutti diffondendo un'energia positiva che ci contagia e contagia, per cui ognuno di noi quando va a casa incontra persone e amici e dice: ho sentito quello che mi è piaciuto, ho sentito quello che mi è arrivato di pancia, e può condividere. E questo tam tam è l'unico che funziona, perché è sincero, perché ognuno riporta quello che veramente ha sentito, non è il messaggio televisivo pubblicitario, stavo dicendo, che è manipolante, ok? Questa è una cosa. Poi io vorrei dire, credo che sia una grande opportunità per noi vivere questa esperienza di vita. Se siamo qui in questo momento storico non è un caso, non è un caso, ce la possiamo fare. Quello che occorre è veramente essere centrati, solidi, credere in noi stessi e non farci raggirare. È una grandissima occasione per ritornare a sviluppare quel pensiero critico che da anni ci hanno annebbiato con le televisioni berlusconiane, con le tette cune, i film e le trasmissioni di così, di distrazione e nient'altro. Basta, è ora di finirla. La vita è la nostra, mettiamoci tutta la forza che abbiamo, perché abbiamo tutte le risorse, assolutamente. Ok? Poi vorrei dire una cosa dal punto di vista economico, perché il lavoro che faccio mi riguarda. E la dico principalmente alle persone che ancora non si sono vaccinate. Io vi invito a riflettere sul fatto se non sia il caso di aspettare, di resistere, perché questo momento è un momento in cui noi tutti compatti dobbiamo fare lo zoccolo duro e dire: qui non si passa, oltre a questo non potete andare. Perché se noi cediamo in questo momento, quello che accade è che faranno diventare il Green Pass come uno strumento, l'unico strumento che ci consentirà di andare negli ospedali, di poter avere le visite gratuite, di poter vivere. Non possiamo permettere che sia uno strumento che regoli la nostra vita. È finita, basta. Ok? Bene. Dal punto di vista economico, c'è anche da dire che capitalismo, come faccio la commercialista e vedo lo sfacelo che c'è nell'economia delle piccole aziende, dei miei clienti, dei clienti dei miei colleghi, ci sarà di nuovo un altro lockdown, garantito, per il semplice fatto che l'obiettivo è di affossare il paese. Quindi anche chi teme e dice: non posso lavorare perché ho bisogno del vaccino, non lo faccia, perché a fine ottobre non serve a niente, ok? Parliamo con i nostri amici, cerchiamo di parlare con il cuore, di condividere quello che noi sentiamo che sia buono, perché questo è l'unico modo perché l'informazione arrivi e perché apra le coscienze. Io ti amo. Ciao!